parte la corsa ufficiale con lei capolista per questa, insomma, lista che ha già nel suo nome l'idea dei prossimi 5 anni di amministrazione 2025. Due capolista in realtà, Simone Chierici ed io, nella volontà di rappresentare la continuità del gruppo consiliare e la continuità del lavoro della giunta, quindi due persone che insieme alle altre 30 rappresentano la volontà di essere la lista del sindaco. Questa è sì una lista civica, ma ancor di più è la lista che si rispecchia in questi anni con grande orgoglio e grande determinazione. Oggi piove, ma insomma è il giorno della presentazione di questi 32 corridori, di questi 32 persone che hanno deciso di affiancarci in questa nuova avventura che è in parte il risultato di questi 5 anni, ma si candida ad essere il completamento del lavoro fatto in questi anni. È stata una precisa volontà proprio del sindaco uscente di avere il suo nome espresso, diciamo, in maniera chiara, forte e decisa in questa lista che comunque, appunto, come ha ribadito lei adesso, è una lista che rimane civica. Assolutamente, fu così anche 5 anni fa, anche 5 anni fa il nome di Alessandro era solo nella allora ora Ghinelli 2015-2020, oggi appare solo nella lista ora Ghinelli 2025. Perché un po' così nella tradizione ormai del voto diretto, che il sindaco si riconosce in una coalizione all'interno della quale tuttavia ha una lista che è un po' quella, tra virgolette, dei suoi pretoriani e quindi delle persone che al di là della loro appartenenza politica, al di là della loro esperienza politica, hanno deciso di spendersi maggiormente all'interno di quella lista che con orgoglio, in maniera molto precisa, senza distinzioni ma con grande adesione, fa riferimento all'esperienza passata e disegna quella futura. E gli aretini allora dovrebbero darvi fiducia per altri 5 anni. Perché Arezzo è cambiata, perché basta girare per Arezzo per rendersi conto che non è più quella città sonnolente di prima, perché Arezzo ha scelto in questi 5 anni 3 assi portanti, la cultura, il turismo, le politiche di coesione sociale e di sanità, perché questa è una città che ha vissuto momenti molto difficili. Abbiamo iniziato la nostra esperienza a seguito dell'assassinio politico di Banca Etruria, la chiudiamo in emergenza sanitaria nazionale. Il sindaco Ghinelli ha dimostrato, lui più di tutti, di essere il sindaco della crescita quando le cose vanno bene e di essere il sindaco della protezione quando le cose vanno meno bene. Quindi c'è bisogno di quell'esperienza e di quella visione che ha accompagnato la città in questi anni, devo dire, turbolenti e burrascosi, facendo di Arezzo però una città che ha resistito e che non ha mai abbassato la guardia e mai piegato la schiena.